Bentrovati per una nuova puntata della Tribuna Culturale di 99 TV. Quest'oggi siamo in trasferta, siamo usciti dai nostri studi perché siamo andati a trovare un amico che era stato da noi, ci aveva spiegato la sua attività artigianale e quindi ci aveva promesso di farci vedere dove realizzava le sue opere. E quindi vi presento l'ospite di quest'oggi, è Carmine Cipriani, che salutiamo e che ci ha accolto nel cuore del centro storico di San Severo, in via Soccorso, alle Cantine Cipriani. Magari poi faremo anche un accenno a questo bell'ambiente. Ma con Carmine siamo venuti a vedere il posto dove lui realizza le chitarre battenti di cui abbiamo parlato nella trasmissione qualche mese fa, e poi anche un'altra cosa alla quale ci aveva appena accennato, ovvero la realizzazione, la lavorazione della argilla per la realizzazione di vasi. E allora, Carmine, multiforme questa tua attività, non si ferma solo ad alcuni aspetti dell'artigianato, ma si allarga. Che tipo di operazione è questa? È un'operazione anche di recupero culturale? Certamente, la chitarra battente insieme alla ceramica, alla scultura, all'operazione di fare vasi con la tecnica del colombino, sono anelli di una stessa catena, per quanto mi riguarda. E, io cerco di approfondire e di ampliare l'aspetto. Che l'aspetto, diciamo, l'aspetto contadino, che apparentemente sembra lontano da questi tipi di attività, in realtà sono un tutt'uno con la civiltà contadina. Questo tipo di attività, dobbiamo dire, è un'attività preziosa soprattutto perché spesso va scomparendo in diverse zone d'Italia. Abbiamo anche difficoltà certe volte a identificare l'artigianato, lo si confonde un po' con le professioni tipo la falegnameria, l'idraulica, ma quando cerchiamo un artigianato che realizza prodotti d'arte, poi abbiamo delle difficoltà. Io raccontavo un aneddoto: una troupe della RAI era venuta a San Severo per cercare di trovare le radici di Luca Sardella e cercava anche un artigianato tipico locale. Siamo andati un po' in cerca, abbiamo visto con difficoltà appunto cosa potevamo far vedere, e peccato non aver incontrato prima Carmine. Avremmo potuto promuovere attraverso la RAI anche questo tipo di attività che appunto recupera vecchie tradizioni che vanno scomparendo. La voglia è proprio quella di recuperare, appunto, e non di voler interpretare, diciamo, la civiltà contadina cercando di ritornare indietro nel tempo, ma invece di reinterpretare la parte nobile della civiltà contadina, la parte poetica, la parte artistica, certo non la parte faticosa, e quindi valorizzare questa parte qua. È un mezzo comunque anche per far vedere appunto che cos'era la civiltà contadina. Dice giustamente Carmine, c'era anche un lato faticoso, un lato che andiamo a studiare qualche volta attraverso i racconti degli anziani, vecchie Certo. fotografie, vecchi racconti, ma è bello anche vedere quello che riuscivano a produrre i nostri anziani di artistico. Esatto, quello di la parte più importante, una parte, non la parte più importante, una parte l'abbiamo vista l'altra volta con le chitarre battenti, ma c'è tant'altro, appunto, c'è il metodo, il modo di come fare un vaso, di come realizzare una scultura. Ricerco nella scultura la realizzazione di vecchi giochi. E
Magari lo vediamo più. Questo là. Lo vediamo in effetti quando verremo da vicino alle sculture. Diceva Carmine un recupero, ricordiamo che si trattava non solo di arte e artigianato, ma si trattava anche di realizzare dei oggetti di utilizzo comune di tutti i giorni che non si potevano comprare come si fa oggi andando a un supermercato e trovandoli già belli e pronti con una fattura industriale. Bisognava alle volte, se non c'era un artigiano a portata, arrangiarsi e cominciare a capire come fare. Allora adesso Carmine si siede al tornio e ci fa vedere come comincia a lavorare l'argilla. Adesso vi mostro come fare un piccolo vaso con un coperchio. Giusto, il tempo televisivo è quello che è, quindi ci dobbiamo limitare a questo. Adesso ho fatto un piccolo vaso, poi con una corda, io uso la corda di chitarra, visto che sia un argomento. Taglio il vaso e lo appoggio. Poi con l'ausilio di un calibro per ceramisti, questo è un calibro per ceramisti, prendo la misura della bocca del vaso e vado a realizzare un coperchio. Per venire già tra giri di la tua casa. Giri di la tua casa, per venire già tra giri di la tua casa. Ma io sono una povera amata, ma io sono una povera amata, io sono una povera amata vergognosa. Yeah.
mi chiami, ma dopo tu mi chiami non ci... A certo che la misura sia più o meno quella, la bocca del vaso. Qua vado a togliere il coperchio, che naturalmente al di sotto è vuoto. E allora abbiamo visto questa fase straordinaria di lavorazione, avete visto che si tratta anche di avere una certa sensibilità nelle mani, si tratta di avere un certo gusto per trovare le forme, per far appunto prendere le curve giuste al vaso, che ha delle forme che nei secoli si sono consolidate, perché gli uomini che hanno prodotto la ceramica dai tempi più antichi hanno trovato qual era l'equilibrio, quali erano le forme che meno erano soggette a rottura anche, ma soprattutto quelle che erano più utili a contenere alimenti e bevande. Questo tipo di attività tu l'hai appresa o con la pratica sei riuscito ad a prenderla da solo? Un po' l'ho appresa attraverso un corso di ceramica che ho fatto agli inizi degli anni 80, quindi moltissimi anni fa. Però la tecnica del tornio è soprattutto una tecnica che ho imparato da autodidatta. Ho comprato il tornio e ho cominciato a lavorare fino a che non sono riuscito a... Cerchiamo di capire, anche procurarsi la materia prima è semplice o è complicato? No, oggi è abbastanza semplice perché basta andare da un rivenditore. Io vado a Grottaglie, che è la patria della ceramica pugliese, e compro l'argilla in pacchi da 25 kg. Però quando ero un ragazzo che non avevo la possibilità di comprare l'argilla, mio padre mi accompagnava a Lucera, dove fanno i mattoni. Ricordo gli operai della fabbrica di mattoni, mi buttavano a terra 6-7 mattoni non cotti, io poi ribagnavo l'argilla e la lavoravo nuovamente. Allora, questa è la fase appunto nella quale si riesce ad ottenere la forma del vaso, però poi c'è la fase della cottura. Chiaramente esistono i forni, quelli fissi, grandi, che raggiungono determinate temperature. Tu però qui ci hai portato un esempio. Cerchiamo di portarlo un po' più a favore di telecamera. Avviciniamolo. Ecco. Allora, spiegaci un po' di che cosa si tratta. Allora, normalmente un oggetto fatto con l'argilla deve asciugare e cambia completamente colore, diventa grigio l'oggetto asciutto, e poi deve andare in forno ad una temperatura che varia dagli 800 ai 960 gradi. Se si desidera fare uno smalto, naturalmente bisogna controllare la temperatura, è necessario che la temperatura raggiunga con certezza i 940 gradi. Questo qui invece è quindi bisogna utilizzare un forno che ha una temperatura che si controlla. Questo invece è un forno per la ceramica Raku, o lo si può utilizzare, io l'ho utilizzato anche per fare dei piccoli oggetti o delle piccole sculture. La caratteristica di questo forno è che è un forno a bidone e che si apre. Diciamolo in favore di telecamera per far vedere che ha le pareti isolate dalla scusatemi, mi sfugge il nome. È una fibra di ceramica. Fibra ceramica che viene utilizzata spesso anche nelle tute spaziali per il controllo della temperatura. Con questo a che temperature si può arrivare? Questo può raggiungere anche 1500 gradi. Io per sbaglio, la prima volta che ho cotto dei pupazzi di presepe e la parte finale mi si è sciolta sul piano e mi si è incollata sul piano.
E quindi questo è un forno con praticamente questa fiamma che apparentemente è un fornelletto quasi da campeggio, in realtà questo è quasi una fiamma ossidrica, perché spara una fiamma molto sostenuta per far alzare la temperatura del forno. Quindi si mette, la caratteristica di questo forno è quella che nel momento in cui il pezzo ha raggiunto la temperatura di cottura, e lo si può osservare attraverso questo fugo, dal colore dell'oggetto, si prende l'oggetto con delle pinze e lo si estrae dal forno e lo si sottopone quindi a uno shock termico, per cui l'oggetto assume delle caratteristiche particolari e uniche. Una ceramica diversa da quella che siamo abituati a vedere qui in Occidente. La ceramica Raku è una tecnica prettamente orientale, che però adesso è in uso un po' da tutte le parti. Da tutte le parti. E quindi è una cosa molto affascinante questa di tirare fuori, perché si fa all'aperto, magari sull'erba, e questo contatto crea degli effetti sugli smalti davvero particolari. Questa attività che tu hai, abbiamo detto, in parte appreso, in parte sviluppato anche da autodidatta, tu la insegni anche ad altri? Sì, io ho fatto corsi di ceramica ad alcuni insegnanti di un paio di scuole medie qui a San Severo. E ho fatto anche corsi di ceramica per persone, per ragazzi. Ho avuto un momento mi sono fermato un po', ma stiamo in programma di ripartire con i corsi. Allora, adesso che abbiamo visto così una piccola infarinatura di come si riesce a realizzare un vaso, almeno per sommi capi, passiamo a vedere un po' il prodotto finito, un vaso che ha già realizzato Carmine, ma soprattutto andiamo a vedere anche alcune sculture di cui accennava poco fa, sculture che hanno un significato anche queste di recupero culturale. Sì, io ho fatto e sto facendo un programma di fare tutta una serie di sculture che vanno a rivisitare i giochi che io stesso facevo da ragazzo. Ma anche qui lo scopo è quello di valorizzare il lavoro manuale e dimostrare che, per esempio, anche una carriola inducevano i ragazzi a procurarci il materiale per la costruzione della carriola e poi la realizzazione. Quindi non solo un momento, diciamo, un momento poetico nella realizzazione di questa scultura, ma quest'idea anche di riportare quella situazione in cui noi utilizzavamo i materiali per costruirci i nostri giochi. Era un momento molto bello, perché insegnava ad avere confidenza con la manualità, con la ricerca delle materie, con anche una certa iniziazione ai lavori pratici, concreti, perché le carriole significava andare a trovare il legno, i pianali di legno, andare a trovare i cuscinetti a sfere che servivano poi per rotella, ma anche poi realizzare lo snodo, come vedete proprio in questa scultura, del timone che veniva manovrato con una corda e serviva a cambiare direzione. Alle volte c'erano anche delle cadute disastrose, soprattutto quando con la sconsideratezza di ragazzi si andava a fare le corse su discese molto, molto ripide e quindi non si riusciva a frenare. Lì vediamo invece l'altalena, che era un altro gioco di quelli
quelli semplici ma che faceva molto divertire, per fortuna ancora oggi fa divertire tanti ragazzi, mentre le carriole le vediamo sempre meno, anche perché magari i ragazzi vanno ad acquistare delle cose come i monopattini, che anche quelli si costruivano artigianalmente tempo addietro. Qui comunque già sul tavolo abbiamo il nodo di collegamento con l'altra parte che andremo a trattare in questa trasmissione, quella delle chitarre battenti di cui avevamo già parlato, e allora adesso cambiamo un attimo collocazione e parliamo proprio di questa attività di Carmine. Nelle cantine Cipriani, nel cuore del centro storico di San Severo, Carmine Cipriani ci sta facendo vedere tante attività artistiche e artigianali che lui pratica con una passione che serve anche a recuperare quello che magari scompare altrove, perché sono attività che i ragazzi ormai non praticano perché distratti da tante altre cose. Abbiamo visto nella prima fase la lavorazione di un vaso e di un coperchio, abbiamo spiegato molto rapidamente cottura che poi può portare alla realizzazione della ceramica, e abbiamo visto anche le sculture che Carmine realizza facendo anche vedere i vecchi giochi che si facevano diversi anni fa sul nostro territorio. Ma continuiamo a parlare, prima di passare alle chitarre battenti, di ceramica, e vediamo un altro tipo di lavorazione, Carmine. Sì, questo è un, a differenza dell'altro che abbiamo visto prima, è un tornio da banco. E la differenza sta nel fatto che si lavora su questo tornio, o si rifiniscono i vasi fatti sul tornio a elettrico o a spinta, oppure si utilizza su questo tornio la tecnica del colombino. Questo è un vaso fatto con la tecnica del colombino. Che cos'è il colombino? Non è altro che si parte con una base d'argilla, poi si fa un cordoncino di argilla e lo si comincia ad avvolgere e si comincia a salire dando forma al vaso. Questa tecnica permette di fare dei vasi tondi e magari dei vasi molto grandi, cosa abbastanza difficile da fare sul tornio elettrico, e permette soprattutto di fare dei vasi squadrati, magari quadrati o rettangolari o triangolari, e quindi dicevo, permette questa tecnica, ed è questa una delle tecniche più antiche del metodo di fare i vasi, una tecnica paleolitica, e poi pian piano si è trasformata e quando è cominciato del tornio a spinta. Prima il tornio era a spinta, si spingeva col piede, anzi l'inizio in Egitto i primi torni avevano la spinta a mano, o addirittura c'erano due persone che uno spingeva il tornio, faceva girare il tornio con una corda, con l'ausilio di una corda o anche con le mani, e un altro lavorava al vaso. Bene, allora spostiamo questo tornio da banco, perché abbiamo esaurito, se vogliamo, la fase della ceramica, della lavorazione della ceramica, e torniamo a parlare di quello che avevamo raccontato in una nostra trasmissione dello scorso anno, e cioè dell'attività di costruzione delle chitarre battenti da parte di Carmine. Ricordiamo un po' agli amici telespettatori da dove deriva questa passione, e soprattutto da dove hai appreso la costruzione della chitarra battente. Allora, la passione arriva dall'amore per la musica popolare, la musica, appunto, la musica contadina, la musica dei pastori e dei nostri contadini.
la musica che c'era quando non c'era la televisione, quando non c'erano i mezzi che oggi sono a disposizione, a nostra disposizione, si utilizzavano si utilizzava per produrre musica, per fare musica, quello che c'era nell'ambito contadino e pastorale, e cioè la chitarra battente, il tamburello, le castagnole e tutti quegli strumenti musicali che appunto permettevano la nascita degli stessi attraverso l'utilizzo del materiale che loro avevano a portata di mano, magari l'albero di noce, il faggio, le corna di animali per la chitarra, oppure le pelli per fare i tamburelli. Abbiamo visto un attimo fa su un altro tavolo il prodotto finale, ma vediamo anche su questo tavolo invece disposti i materiali di base, ma anche gli strumenti che Carmine utilizza, le forme che servono anche a piegare le assi più sottili di legno, vediamo le forme proprio tradizionali. Allora, queste sono, io come vi ho mostrato prima, costruisco due tipi di chitarre, la chitarra battente di Carpino e Cagnano e la chitarra battente Boraccino, che è una famiglia di costruttori che si trovava a Cerignola. Questa è la forma che io mi sono fatto per la costruzione della chitarra Boraccino. E questa invece è la forma per la costruzione della chitarra battente di Carpino. Quali sono le differenze fondamentali fra i due tipi? Le differenze fondamentali la chitarra battente la Boraccino è una chitarra molto simile alla chitarra normale, a fondo piatto e a 10, 12 o 13 corde. Mentre la chitarra battente di Carpino è a fondo bombato. Ecco, adesso vediamo un attimo il prodotto finito. Questa in particolare è la chitarra? Questa è la chitarra Boraccino. Perché in effetti si vede così a occhio che ha le forme di una chitarra come quelle che utilizziamo normalmente per imparare a strimpellare. Sì, solo che è un po' più piccola. Ma la caratteristica di queste chitarre, sia dell'una che dell'altra, e che l'altra volta ho dimenticato di raccontarvi, è il piano spezzato. A un certo punto della lavorazione, prima di attaccare il piano armonico alla cassa, bisogna spezzare il piano, spezzarlo nel vero senso della parola. Era un modo, si spezzava il piano armonico per dare più forza alla cassa nel tiraggio delle corde. Altrimenti, ed io ho provato a non spezzare un piano. Mi sono giocato una cassa armonica, ma ho provato a non spezzare il piano. Praticamente succede che il piano armonico si incurva. E tende a curvarsi e quindi a rovinarsi. Ecco, vedete la forma della, mentre Carmine prende quella invece di Carpino per far vedere appunto le differenze, vedete questa è bombata. Il fondo bombato, mentre questa Boraccino è piatta, e vedete anche il tipo di curve che chiaramente serve per ottenere delle armoniche diverse nella risonanza interna della cassa. Vedete anche il gusto per la decorazione, lo avevamo già notato nella trasmissione che avevamo fatto in studio, dove Carmine portò alcuni esemplari finiti, e soprattutto c'è lo stesso tipo poi di lavorazione del legno e la stessa fatica per ottenere le due chitarre, o ci sono differenze? Sì, più o meno sì, il lavoro è più o meno lo stesso, ci sono delle differenze nella realizzazione delle casse armoniche, ma il lavoro è più o meno lo stesso. Bisogna partire dal bagno del legno per piegare le casse. Se, vi faccio vedere? Certo, adesso poggia chiaramente in maniera artigianale, stiamo anche cercando di far capire quali sono i procedimenti.
queste sono le fasce per la chitarra. Apparentemente sono molto sottili. Io la prima volta che andai a comprare questo legno con l'anziano che mi ha, Rocco Cozzola, che mi ha insegnato, pensavo che si sbagliasse, perché vedevo le fasce molto sottili. E invece no, lo spessore della cassa armonica è davvero questo. Allora, il procedimento, io utilizzo questo tubo che ho, a cui ho messo un coperchio sotto, lo riempio d'acqua e metto a bagno le fasce all'interno dell'acqua e le lascio, se è di noce, se è questo noce qua, le lascio 3-4 ore. Dopodiché le tiro fuori e le vado a sagomare sulla forma. Le vado a sagomare sulla forma prima di non aver messo le zocchette all'interno della cassa armonica. Le vado a sagomare sulla forma, quindi gli do la caratteristica forma della chitarra e aspetto quindi che le fasce asciughino. Naturalmente tutto questo dipende e correlato alla temperatura esterna. D'estate il lavoro è molto più veloce. E dopo aver fatto la parte esterna, qui sto parlando della chitarra di Carpino, comincio a lavorare sulle fasce superiori e quindi sulla bombatura della chitarra, che quando vado ad incollare si crea in automatico. Poi separatamente prendo le fasce da abete con cui andrò a fare il piano armonico e le incollo insieme aggiungo le cosiddette catene sul piano armonico. Sono rinforzi per tenerle rinforzi non unite. Solo per tenere unite il piano armonico, ma per equilibrare il suono all'interno della chitarra. Io ho visto delle vecchie, mi è capitato di vedere delle vecchie chitarre aperte e le catene all'interno erano molto semplici. E questo è il motivo per cui sulle chitarre probabilmente facevano il ponticello mobile. Il diapason che ricavavano facevano sì che il ponticello fosse mobile in maniera che il suonatore potesse regolare il suono come meglio riteneva. E facciamo anche vedere, ne avevamo parlato in studio, corno di animale. Sì, con i corni. Devo riprendere un attimo la chitarra, sì, per mostrarvi. Abbiamo parlato già in studio dell'utilizzo di corni animali per alcune delle parti. Allora, io come dicevo l'altra volta sono andato ad imparare da Rocco Cozzolo a Carpino. Lui per la costruzione della chitarra utilizza i tasti della chitarra, li ricava direttamente dal corno di mucca e naturalmente lavora tutto questo con il calore e poi lo infila nelle fessure del legno, del manico che ricava attraverso il seghetto che va ad intagliare. Qui ho fatto solo il capotasto con il corno, ma il resto dei tasti li ho fatti normalmente. Però queste sono anche le chiavi per l'incordatura. Esatto. Io ho utilizzato le meccaniche che normalmente si utilizzano, però Rocco, e anche su qualche chitarra che ho costruito,
si utilizzano questi aggeggetti piccolissimi di faggio che bisogna lavorare, certo, così in maniera conica e poi aprire qui davanti per evitare che si sfilino. Esatto, si sfili, certo, e si inserisce la corda e la si avvolge. E allora abbiamo visto un po' più in pratica rispetto a quanto avevamo fatto in studio quali sono le fasi della lavorazione con Carmine Cipriani, che aveva cominciato facendoci vedere anche la lavorazione dell'argilla per ottenere la ceramica. Due parole per l'ambiente in cui ci troviamo. Una cantina che è abbastanza recente. Cosa si produce nella cantina Cipriani? Si produce spumante metodo classico. È una cantina che dei miei fratelli e loro fanno spumante da quasi 20 anni e adesso stanno mettendo su questa bellissima attività e la stanno rendendo produttiva. Questa è un'altra cosa bella, perché comunque è sempre un'attività che ci ricorda la nostra terra, l'attività contadina, ma fatta ad alti livelli, perché la lavorazione per ottenere gli spumanti comunque non è la stessa di quella per ottenere il vino. Vini anche che hanno ottenuto riconoscimenti? Sì, sono stati ultimamente ad una mostra per vini a Firenze e hanno ottenuto un riconoscimento importantissimo da parte di tutti. Questo ci fa piacere comunque che le nostre eccellenze trovino riconoscimento all'esterno e soprattutto che vengano conosciuti questo tipo di attività che partendo dalla passione e dall'entusiasmo dei singoli servono a arricchire il patrimonio culturale del territorio e a fermare il tempo per alcune attività che si vanno perdendo e altrimenti non si riconoscerebbero neppure più. Carmine Cipriani è stato con noi, ci ha fatto vedere tutte queste belle cose, noi lo ringraziamo e lo invitiamo a trasmettere ai più giovani, ai ragazzi, lui è giovane e quindi ha questa opportunità per tantissimo tempo, proprio per evitare che questo si perda. Certo, non escludo di dover fare anche all'interno della cantina con i miei fratelli delle attività collaterali agli spumanti, appunto quale la costruzione della chitarra, dei corsi di ceramica. Sicuramente sono dei modi anche per fare co-marketing, come si direbbe con un termine molto moderno, cioè attirare l'attenzione dell'una attività con l'altra e viceversa. E allora grazie di nuovo a Carmine Cipriani, grazie alle cantine Cipriani che ci hanno ospitato per questa puntata che abbiamo fatto in esterno della Tribuna Culturale di 99 TV, e grazie a voi per l'attenzione. Ci vediamo la settimana prossima.